Partito il preesercizio ATAC per il servizio filoviario EUR Laurentina Torpagnotta. Nel nuovo corridoio della mobilità circoleranno le linee 72 e 73 e la nuova linea 74. Assicurato un collegamento più veloce per avvicinare il centro e la periferia. La sindaca Virginia Raggi ha conferito la cittadinanza onoraria di Roma al maestro Ezio Bosso. Un riconoscimento all'eccellenza artistica e al suo impegno morale e civile. La cerimonia si è svolta nell'aula Giulio Cesare in Campidoglio. È stata riaperta la circolazione via Guglielmo Sansoni nel quartiere Tor Sapienza. La strada è ora percorribile dopo la bonifica dell'area adiacente al campo Rom di via Salviati. Proseguirà la vigilanza della zona per contrastare il fenomeno dei roghi tossici. 1 miliardo e 800 milioni di euro per i prossimi 3 anni per rilanciare l'economia e il lavoro. Sono gli investimenti previsti dallo Sblocca Roma 2, la variazione al bilancio di previsione 2019-2021. Risorse da investire per migliorare trasporto pubblico, strade, verde, scuole e aumentare la videosorveglianza in città. Approvato dal Tribunale di Roma il piano di concordato industriale per ATAC. Un altro passo verso il risanamento dei trasporti pubblici di Roma. Prosegue il percorso di rilancio per offrire ai cittadini un servizio sempre migliore. Presentata la nuova stagione del Teatro dell'Opera. Tante novità tra tradizione e innovazione per riportare il teatro al centro della scena italiana e internazionale. Rafforzato Opera Camion, l'esperienza dell'opera nelle piazze e nelle periferie della città.